nessuno può e deve impedire a Forza Nuova di fare politica. Noi non tolleriamo che la nostra libertà militante venga impedita da nessuno, né dalle mobilitazioni dei nostalgici dell'antifascismo, né da qualche prefetto o qualche questore o il capo della polizia che si sveglia una mattina e ci vuole impedire le manifestazioni. Noi diciamo che queste sono le nostre armi, ecco, i nostri corpi. Cioè noi quando andiamo in piazza, alla fine, stringi, noi le prendiamo le botte. Noi diciamo che i nostri corpi sono lo scudo che difendendo l'Italia, anche perché purtroppo noi dall'altra parte oggi abbiamo anche dei traditori della nostra patria, come ad esempio i Celerini o il capo della polizia, che da un lato difendono i centri d'accoglienza, dal lato difendono l'immigrazione, dal lato difendono chi di fatto sta sostituendo il nostro popolo, e noi con i nostri corpi dobbiamo difenderci. Questi siamo noi che stanno difendendo le nostre donne che avevano bloccato la strada, che non ci facciamo manganellare a gratis. Noi rispetto... Questa mi sa che è proprio sì, lei. Sì, certo. Sono io che difendo la nostra gente da questi signorini col casco blu che pensano di avere il potere in mano, pensano di impedirci di difendere la nostra patria e la nostra amata terra. Noi siamo disposti a ripetere corpo a corpo fino all'ultimo corpo, a dire no ai loro soprusi, alla violenza del sistema, ai manganelli dello Ius Soli. Non ci copriamo mai il volto noi, sempre a volto scoperto, sempre con lo sguardo di volta verso il sole di chi nulla ha da temere, perché siamo nel giusto, perché noi siamo sicuri che quando verrà raccontata la nostra rivoluzione, che è una rivoluzione in corso, non è un sogno rivoluzionario, noi siamo protagonisti della difesa della nostra patria, del nostro popolo, i nostri volti devono essere ben riconducibili, perché la nostra gente dovrà sapere di chi fidarsi, dei nostri volti. Che cazzo, mi posso chiedere quante denunce ha? Le immagino tante a questo punto. Diciamo che ho intorno ai 30 procedimenti penali in corso. Tutti per? Tutti per reati politici, manifestazioni autorizzate, resistenza a pubblico ufficiale, occupazioni, insomma sono questi qualche apologia. Patriottismo da combattimento. Come lo definirebbe il suo? Patriottismo da combattimento.